Prima di tutto preparo la falcia. Metti in una ciotola bella capiente 500 g di ricotta ben sgocciolata. Aggiungo 60 g di formaggio grattugiato, 40 g di pan grattato, 50 g di pancetta affumicata e un uovo intero. Insaporisco con sale e pepe quanto basta. Mescolo per bene tutti gli ingredienti. Ottengo un composto bello sodo e omogeneo. E ora pulisco la zucca. Innanzitutto taglio un pezzo. Rimuovo i semi e i filamenti. Taglio a fettine molto sottili, mi raccomando 2-3 mm, non di più. Ho srotolato un rotolo di pasta brisè già pronta e stesa. Rivesto una tortiera del diametro di 26 cm. Faccio aderire per bene i bordi. Mantengo la carta da forno presente già nella confezione. In questo modo la torta salata non si attaccherà e sarà molto più semplice rimuoverla dallo stampo. Riempio il guscio di pasta brisè con la falcia preparata in precedenza. Livello per bene con il dorso del cucchiaio. Taglio a fette 250 g di scamorza affumicata. Dispongo le fette una accanto all'altra sulla falcia ben livellata. Infine sistemo in circolo le fette di zucca cruda. Riempio anche la parte centrale con piccole fettine di zucca. Irrodo la superficie con un giro di olio evo. Insaporisco con del sale. Chiudo i bordi verso l'interno, realizzo un cornicione. Lascio cuocere il rustico in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 30-35 minuti o fino a quando la torta rustica risulterà bella dorata. Miei carissimi amici, questo rustica alla zucca è una ricetta veloce e facile. Basta utilizzare un rotolo di pasta brisè, va benissimo anche della pasta sfoglia già pronta e delle fette di zucca per ottenere un piatto molto scenografico, buonissimo e con un cuore filante. Gli ingredienti si combinano perfettamente insieme, dando vita ad un sapore decisamente adatto alla stagione in corso. Potete personalizzarla a modo vostro, in base ai vostri gusti personali. Date sfogo alla fantasia. Consiglio di provare questa torta rustica quanto prima, piace molto a tutti, grandi e piccini.